Il locale alla moda che fa moda. Vogliamo fare un grande applauso a tutte queste bellezze e naturalmente un grande applauso a Mario, che è il mio compagno, attenzione, compagno d'avventure per queste, diciamo, serate. Che dire, signora Maria, che tu mi stai guardando, adesso basta, adesso devi venire qui con noi. Perché noi qui questa sera festeggeremo la Regina dei Mari e tu potevi essere qua con noi. Non solo però, attenzione, fai ancora in tempo, perché faremo non una serata, ma tante, tante serate. Ricordati, Onet TV è la tua TV, è una crociera meravigliosa, una crociera stupenda. Ragazzi, signore, costa 50 euro, 50 euro al giorno, ma cosa fai con 50 euro al giorno? Quindi prendi in mano subito il telefono, poi andrà impresso il numero dell'agenzia e chiama l'agenzia. È una crociera meravigliosa che faremo nel giro del Mediterraneo, le Baleari, la Francia, l'Italia, ma non solo. Sarà meravigliosa perché? Perché nel Salone delle Feste, attenzione, dove ci sarà il comandante, che sarà bello perché i comandanti sono sempre belli, dove ci sarà il comandante, noi faremo e leggeremo la Regina dei Mari. Quindi vi potete immaginare cosa non ci sarà in quel Salone delle Feste. E non solo la Regina del Mare, ci sarà anche la regina di questa emittente, Onet TV, che è la tua televisione. E non finisce qui, attenzione, perché ci sarà un'altra regina molto molto importante. E qui vorrei il promoter, dove sei? Massimo, vieni. Lui è non importante, importantissimo, più che la crociera, perché lui porterà un concorso a livello nazionale, pensate, nazionale. Ci puoi dire qualcosa di questo concorso? È un concorso che esiste da 5 anni, è una star per lo spettacolo, aperto alle misse dai 15 ai 28 anni e le over dai 28 ai 58. Faremo una over per ogni categoria e una miss in assoluto. E niente, poi vediamo andando avanti cosa si può inventare. E quindi sarà, avete già capito, due grandi eventi in questo salone meraviglioso, che se voi andate su Facebook vedete le foto. Comunque ne riparleremo, ma vi raccomando, non perdete questa occasione, così potrete dire: in quella crociera c'ero anch'io. Bene, allora con Onet TV e con Mario adesso iniziamo con una grande sfilata di Miss Over. Quando si parla di Uncinetto noi non possiamo dimenticare la fattiva lavorazione di quanto ci hanno insegnato tempi addietro anche le nostre mamme e le nostre nonne. Ma lei, Annalina, questa sera con il suo show, o meglio dire le sue splendide ragazze, le opere di Annalina, l'applauso è per loro.
just too good to be true. I can't take my eyes off of you. Lei è la protagonista. Se volete vedere altre cose che faccio, faccio le scarpe, di tutto, potete visitare la mia pagina su Facebook, Annalina. Grazie. E allora questa sera per One TV, Sharon. Guarda questo cielo splende ancora, dimmi che non finirà, perché musica. Quelle stelle sembrano così lontane, voglio un posto loro a fianco da poter toccare. Stare senza limiti, nascondo questi limiti, questi scenari vividi, finché non siamo liberi, tutti siamo simili, problemi non visibili. Tutti questi anni infatti ho provato a scriverli, vorrei troppo ma non posso, per questo corro non affondo, il traguardo sullo sfondo, vieni a prendere quello che è nostro, vorrei troppo ma non posso. Che sulla Costa Magica ci sono tanti volti femminili molto belli, tante bellissime ragazze, ci saranno anche loro. È una sorta questo lavoro di pittoscultura dove appunto il volto femminile, la bellezza femminile traspare grazie a questo gioco anche di elementi sovrapposti, di rilievi, quindi pittura e opera appunto scultorea. Molto bello questo avvicendarsi del rosso che comunque ha unito anche le tonalità auree, proprio per dare l'idea della nobiltà e della bellezza. Non dimentichiamo che un grande scrittore, Fedor Dostoevskij, già nell'Ottocento delineava l'importanza della bellezza. La bellezza salverà il mondo. Quest'altro lavoro è sempre di mio marito, il cui presente Pietro Maga, è un omaggio alla primavera, come d'altronde anche, mi ero dimenticata di aggiungere questo primo lavoro, proprio in onore di questo splendido contesto e di questa serata. E mentre nel primo lavoro troviamo un alternarsi di oro e di colori forti, quindi di cromie molto più decise, qui troviamo toni più freddi che sono scaldati da questo rilievo, questa sorta di fiore o di nastro che mio marito ha posto sul capo della donna. Sensualità, magia, bellezza e soprattutto anche omaggio alla primavera. Un momento che abbiamo un altro pittore, per il semplice fatto che il salotto di Lizza, attenzione, io lo dico e lo sottolineo, qui non paga nessuno e nessuno prende soldi. Noi lo facciamo solo esclusivamente per puro e sano divertimento. Un fotografo mi ha chiamato, mi ha messaggiato un paio d'ore fa e io gli ho detto vengo se non viene quello là. Gli ho detto il mio salotto è libero, è aperto, può venire chiunque. Io non chiamo nessuno
Ma se non le paghi noi non veniamo. E non pago nessuno. Deve essere un piacere venire qua e non un obbligo per essere pagati, perché le foto ce le facciamo anche fra di noi. In fondo è un salotto amichevole, un salotto di Lizza, dove onestamente, lasciatemelo dire, facciamo quello che vogliamo. Fate un applauso, su. Intanto, Esposito Vincenzo, intanto grazie di essere venuto qua all'Olfation per mostrare le tue perfette opere, e sono molto belle, ne arrivano delle altre, quello che vedo. Ok, andiamo a spiegare allora di cosa si tratta, di cosa ti occupi in modo particolare. Qui sono ritratti sintetizzati, pop art, ma portati al massimo, allo stremo, dedicati ai miti degli anni 80 e 90, musica, cinema, arte in generale. E porrò un pop art su Facebook, la pagina con tutte le opere e tutti gli eventi che farò. Benissimo, e per andare così anche a spiare al di là di Facebook, dove ti possiamo trovare eventualmente, dove esponi o dove comunque tieni il tuo atelier, in questo caso le tue mostre particolari? Sì, sto organizzando una mostra praticamente che sarà una cena con esposizione dove il pittore dipinge anche a Rho, e su Instagram per un po' part o Facebook per un po' part metterò poi l'evento, perché lo stiamo organizzando a maggio, comunque sarà metà maggio. Benissimo, allora intanto grazie ancora, in bocca al lupo, e facciamo ancora l'applauso per Esposito Vincenzo. Grazie mille, grazie. Avrei bisogno un po' di spazio, perché abbiamo due ambiti stupendi, meravigliosi. Pensate, di una stilista di Napoli che ha voluto essere presente qui nel salotto di Lizza a Olfation. Quindi pregherei un attimo di silenzio. Il DJ, se per gentilezza mi può mettere una bella base musicale, e un po' di spazio là dietro. Abbiamo un abito da sposa meraviglioso, accogliamolo con un grande applauso. Naturalmente non è qua perché è a Napoli, e quindi noi gli manderemo qualche foto, ma verrà prossimamente con degli abiti, credetemi, mai visti, una cosa veramente eccezionale. Lei, come ripeto, è una grande stilista di Napoli e si chiama Francesca Merola. Ecco qua ancora una volta i suoi capi. Un attimo d'attenzione, in attesa di appunto far uscire uno alla volta queste meravigliose miss e over, facciamo cantare il nostro tenore, giusto? Enrico Bellani. Lo star dello spettacolo.
quindi sono tre. Vieni Massimo, vieni un momento, perché tu hai portato un sacco di fasce. Cosa sono? Due per categoria? Esatto. Una per le ove e una per le miss. Allora, per i tre concorsi, una le over e una le miss. Quindi tre concorsi, tre miss, tre over. Da 1 a 5. Per cortesia fate le somme che facciamo più in fretta alla finale. Adesso le presentiamo ad una, ma non preoccupatevi, perché io le terrò sempre qui davanti, perché è giusto diciamo vederle bene e capire bene. Poi io vorrei dire una cosa, sia alla giuria che a tutte le ragazze e tutte le over. Non è facile, credetemi, essere in giuria e votare. Quindi io non voglio scontentare nessuno. Vi raccomando, prendetela un po' come un gioco, perché siete tutte meravigliose e tutti meritereste un bel voto. Io vi voterei tutti e vi porterei a casa tutti. Quindi grazie ancora una volta a DJ, se ci mette un po' di musica, incominciamo. We'll be right back.
La Regina dei Mari, attenzione, la Regina dei Mari che proclameremo questa sera, poi ci saranno altri concorsi, altre serate, altri eventi, sempre per la Regina del Mare che è abbinato alla crociera, la magica della costa, attenzione, che partirà l'11 novembre da Savona. Allora, incominciamo proprio da Castagna. Castagna, vieni qua, vieni. Allora, tu cos'hai? Hai Miss... Regina Wine TV. La Regina Hone TV. Siete pronti? Perché è... Come faccio io a muovere la mano con due microfoni? Siete pronti voi, Hone TV? Signora Maria, le raccomando, guardi che io l'aspetto, Vi raccomando, la crociera costa 11 novembre. Poi nei sottotitoli vedrete l'agenzia dove potete comunicare e chiedere informazioni. Sono 50 euro al giorno, pensate. Dove andate con 50 euro? Ma neanche una pizza oggigiorno, se poi andate da... Io lo chiamo crocco, non cracco. Da quello, avete voglia. È un crocco. Va bene, comunque ragazzi, vi raccomando, la crociera costa. Bene. La giuria ha dichiarato la Miss Regina Hone TV la numero 8. Chi è la numero 8? Ah, ecco. La Regina dei Mari. Ecco la coroncina incoronata da Castagna. Regina Hone TV. No, no, gira, gira, gira. È emozionato Castagna. Ragazzi, siete tutti invitati in trasmissione, vi raccomando, telefonatemi, chiamatemi su Facebook e poi vi do il numero. Abbiamo Miss Primavera. Miss Primavera, ragazzi, che bello. Chi sarà la Miss Primavera? Miss Primavera, la numero 2. Regina dei Mari. Okay. Mario, tu sei... Eccoci qua. Fai vedere. Allora. Per le Miss, Regina dei Mari, la numero 6. TV, attenzione, siete voi la numero 13. Bacio da Baglioni non capita tutti i giorni, girati, girati. Emozionare, mettela giusta, Non andate via ragazze, state qui che poi facciamo la foto. La Regina dei Mari, over. La numero 4, la Regina dei Mari. Non se l'aspettava, vedi? Che non vuol dire l'età. Bene, foto. Primavera, star dello spettacolo, numero, scusa Mario. Numero 17. Maria Antonietta, in corona. La Miss
della star dello spettacolo. Oh, mamma mia, ragazzi, ora della fine, troppi concorsi in una volta sola. È il numero, aspetta perché non voglio sbagliare, 22. Dire, noi ringraziamo i fotografi, ringraziamo il giornalista, vieni, perché guarda, non riesco mai a presentarti, lui è un grande giornalista, tra l'altro hai scritto un articolo molto importante su di me, su Sanremo, e io te ne sono veramente grata, veramente molto grata. Stai scrivendo qualcosa in questo momento? Mi sto dedicando a seguire diverse cose un po' in vari settori e comunque in questo periodo seguo molto anche gli eventi e agli eventi di Leeds sto dedicando un'attenzione superiore rispetto al passato. Ho scritto anche un articolo sulla tua festa di compleanno. Quindi ho letto anche adesso, benissimo. Benché dire, grazie a One TV, ci vedremo in regia a casa vostra. Ringrazio naturalmente il grande Mario che è sempre vicino a me con tanto affetto, con tanto amore e attenzione, con tanto bravura. Ringraziamo il DJ, ringraziamo tutti i sosia che hanno partecipato a questo evento e naturalmente All Fashion, il locale alla moda che fa moda. Ragazzi, signore e tutti gli amici, seguite il Salotto di Lizza, ho tanto bisogno di voi perché diventare vecchi fa un po' schifo, ma se si ha tanti amici, credetemi, è una cosa meravigliosa, è una cosa molto importante. Lei viene da Diano Marina per me, quindi ho ancora persone che mi vogliono bene. Un bacio a tutti, facciamo tutti adesso le foto che vogliamo. Buonasera a tutti e arrivederci alla prossima nel Salotto di Lizza. Ciao One TV, grazie di essere venute con noi.